minuti e passare. Ci siamo. Sì. Siamo tutti? Sembrerebbe di sì. Allora. Scusate, ma non è meglio lasciare aperto perché veramente manca l'aria. No, si è accesa l'aria condizionata. Io come posso già messo? Io propongo di aprire la finestra. Ma, no, vieni qua se gli dai tempo, venite di qua. No, vado fuori. No, se mi sei lato, da un lato. Il problema è uno solo, o si chiude anche la tenda o si apre la tenda. Esatto, sperando che non si spenga. Allora, come era stata richiesta, io dal libro Labirinti, ma anche dal ruolo del Vaticano, cito questo libro di Stanley Lautari. Questo film credo che sia del 1961, l'anno in cui uscì, fu definito un capolavoro assoluto, vinse l'Orso d'Oro a Berlino, che è il più grande premio europeo, premio serio, perché poi se uno prende un premio serio sarebbe Canna. È di un regista moldavo che si chiama Mirle Loi Teau, che è morto nel 2006, nel 2003, credo. Che conosca io, fece questo film e un altro, sempre sul tema dei Lautari. I Lautari sono uno dei due rami dei popoli nomadi che noi chiamiamo zingari. I popoli nomadi che noi chiamiamo zingari hanno due caratteristiche diverse. Non tanto in termini di cultura, perché ormai la cultura è abbastanza condivisa, quanto in termini di marchio di appartenenza e provenienza. C'è un ramo che proviene dal nord, dall'oriente d'Europa, che sono quelli che noi chiamiamo Rom, cioè slavi. Questo ramo fu il ramo che indagò Hitler quando cercava la razza ariana. Hitler perseguitò gli zingari, ma perseguitò solo l'altro ramo. E sono quelli che hanno la vocazione di essere musicisti. Musicisti, zigani. No? C'è un ramo invece che proviene dal sud. E questo ramo si chiamano gypsy e sono quelli che come attività di origine, e una volta si scriveva in automatico sulle carte di identità provvisorie che venivano fatte di zingari, provvisorie perché erano nomadi, e c'era scritto calderai, cioè fonditori di metalli. In realtà esiste un terzo ramo degli zingari di provenienza indiana che si chiamano Sint. In realtà l'origine si chiamerebbero Sint troppo, i Sinti quando vanno a Roma. E questo ramo. Ora, il grande mistero degli zingari è che gli zingari hanno smesso di essere nomadi nel 1973. Ma la cosa strana è che tutte e tre le etnie hanno smesso di essere nomadi. Cioè nel 73 non avevano un'antica profezia che si tramandava che avrebbero dovuto smettere di girovagare. E difatti dal 73 gli zingari non sono più nomadi. A
attenzione, non sono più nomadi come presento. Poi ci sono le tribù che si spostano per i fatti loro, ma teoricamente non sono più obbligati da quella che loro chiamano la maledizione a essere, a non stare oltre un certo periodo in un posto, perché prima del 73 era una specie di loro obbligo religioso, c'era stata una maledizione divina per la quale loro dovevano girovagare. Il film I Lautari è un film sugli zingari moldavi, sugli zingari slavi, sui Rom. In realtà il termine Rom è un termine abbastanza recente che avrebbe dovuto caratterizzare in origine solo quelli provenienti dalla Romania, che però non sono rumeni, cioè in Romania sono disperati per questa cosa. Da quel giorno uno legge che uno è rumeno e automaticamente è Rom, ma non è così. Poi si è allargato questo termine, Rom, a tutti i cosiddetti slavi. Tenete presente che esiste un divieto assoluto di membri delle tribù Rom di sposare membri delle tribù Gipsy e di membri della tribù Sinti di sposare membri delle tribù Gipsy. In tutte e tre i ceppi degli zingari, la violazione di questo divieto comporta la pena di morte. Cioè, se si sposano di nascosto in qualche modo e mettono su famiglia, una delle due tribù li deve ammazzare. Se invece minacciano solo di sposarsi, ma non si sposano, ci sono delle pene differenziate secondo le tribù. Nelle tribù dei Gipsy sono previste le cosiddette 100 frustate. Vengono appesi per le braccia e frustati in lì. E per reciproco accordo con la tribù, il fatto che la tribù punisca anche il membro dell'altra tribù non comporta la guerra delle tribù. Cioè, siccome ci sono degli accordi, alcune volte questi insediamenti convivono tra diverse tribù dello stesso accampamento. I bambini giocano insieme, i ragazzi si innamorano, ma la tribù Gipsy, che eroga la punizione anche al bimbo, al ragazzo, all'adolescente, al giovane della tribù Rom, della tribù Sinti, lo fa senza che queste tribù reagiscano, perché è un divieto riconosciuto nell'interesse di tutti, come dire, non so come spiegarlo. Le tre etnie hanno caratteristiche diverse. La etnia Gipsy è un'etnia matriarcale, la capa è la cosiddetta regina, che loro chiamano Miriam. Le tribù Rom e Sinti sono patriarcali e hanno il re, sono monarchie. Ci sono i re e le regine locali e poi c'è il re complessivo, quello dei Rom è a Budapest, Bucarest. Quello del Gipsy è a San Marino Bello, la regina di tutti. San Marino Bello. Quello dei Sinti, teoricamente, perché poi non lo leggono più da un secolo, credo, dovrebbe essere in India, in una città che si chiama Goa. Ora, perché vi faccio queste premesse? Perché il film è interamente ambientato in una tribù Rom, ancora nomade, che vive nella zona che c'è tra il Danubio, quindi Ungheria e Romania, spostandosi, ma che casualmente in quel periodo condivide l'accampamento
con una tribù di Y. In questa tribù esiste questo personaggio che grazie al film nelle comunità rom moldave è diventato leggendario, che si chiama Toma Alistar. Toma Alistar, che appare nel film delle prime scene come un ragazzino, è figlio di un famoso musicista, che però è un famoso musicista che non vuole che il figlio faccia il musicista, e sostanzialmente non vuole che il figlio faccia nemmeno lo zingaro. È uno zingaro un po' sui generis. Generalmente sono molto attaccati ai loro cliché, però questo musicista qui ne ha sofferte tante, ne ha passate tante, che vorrebbe per il figlio un destino un po' diverso. E suo fratello, il fratello del papà di Toma Alistar, ce l'ha un nome, ma non me lo ricordo, sono state giornate dure, credo. E glielo dice, guarda che noi siamo marchiati, no? E lui stesso è il marchio, sarà sicuramente il singolo musicista, nonostante il padre dica non so di era. Sta di fatto che però il figlio gioca con un piccolo violino di legno che gli ha fabbricato lo zio, che invece è trombettista. Il film si apre con questo rapporto tra ragazzini con la ragazzina di una tribù gypsy. Questi ragazzi crescono insieme, si innamorano e intanto al ragazzo gli ammazzano il papà e viene cresciuto da questo zio che gli vorrà bene l'anima tutta la vita, che gli insegna la musica e diventa un violinista straordinario. Assolutamente straordinario. Talmente straordinario che attira le attenzioni di un nobile cosacco. E questo nobile cosacco decide, essendo un diplomatico presso la corte austriaca, che come sapete sull'Ungheria governava, e decide di portarlo a corte. Qualche glielo promette, insomma. Intanto l'amore tra questi due ragazzi procede, è un film pieno di simboli, loro si innamorano in questa bellissima vallata in primavera. E c'è il simbolo del loro amore, che è questo uccello rosso che vola in alto per scrivere i giri. A questo punto loro decidono di scappare insieme, perché i genitori cominciano a frapporre un po' di ostacoli a questa compagnia adolescenziale che sta andando avanti, no? Si accorgono che... e loro scappano via. E la tribù gypsy li raggiunge e prendono le famose 100 frustate. Il giorno dopo il nobile cosacco, che fiuta l'aria, gli vuole bene, lo porta via, lo porta a corte, dove la corte austriaca, ci sono queste scene bellissime, dove lui suona tra questi musicisti claudicanti della corte austriaca, assolutamente irraggiungibili, e a un certo punto, mentre tutti questi della corte imperiale si accontentano sostanzialmente, ma storcono un po' il naso, la figlia, credo dell'imperatore, lo prende in simpatia, che ha pochi anni, ha 6 anni, una bambina molto vispa, spegne tutte le luci e gli fa suonare il violino a corte, e questi qui rimangono. No. Sapete, nel film del Blues Brothers ho visto la luce, no? Questi vedono la luce. Il ragazzo suona il violino in una maniera straordinaria e diventa il musicista più famoso dell'impero austro-ungarico. Gli fanno regali, gli danno soldi. Il diplomatico ovviamente è felice di questo, solo che a un certo punto viene richiamato dal governo russo per una guerra e gli dice intanto ti riaccompagno a casa e dopo vediamo. Tanto è pieno di soldi, pieno di regali. Lui ha comprato tutti i suoi regali per questa ragazza che si chiama Lianka, sperando che questo benessere che gli è arrivato gli consenta
di superare le difficoltà, arriva con i regali, ma la tribù Gypsy ha venduto la bambina, la ragazza, e non gli dice a chi l'ha venduta e dov'è. Da questo momento, in questo film, comincia una serie incredibile di peripezie. Il film è costruito a flashback, per cui nella prima scena lo vedete vecchio, poi lo vedete ragazzino, perché ricorda. E per tutta la sua vita, il ragazzino ormai cresciuto, man mano che diventa uomo, trova un amico ebreo specializzato nel rintracciare le persone e spende tutto il suo denaro, tutti i suoi soldi, tutti quelli che continua a guadagnare, sempre meno, perché mai è tornato nomade, è tornato a suonare per i poveracci, non è più a corte, quindi sempre meno, ha ripreso la vita picaresca, no? Spende tutto il suo denaro per tutta la sua vita per rintracciare questa, con una serie di soprusi che subisce, di angherie, vendendosi man mano i gioielli che gli avevano regalato. Tant'è vero che è ricorrente il fatto che lui, come frequente tra gli zingari, Totò ed Edoardo da lì l'avevano copiata, si finge morto quando gli fanno le guardie gli fanno la perquisizione per vedere se ha pagato i tributi. I nomadi sono soggetti a un tributo speciale che nessuno paga. Pagava. E nel momento in cui gli arrivano le guardie per sequestrargli l'incasso, lui si finge sempre morto. C'è una scena finale per cui in realtà la guardia che gli sta facendo la cosa per cui si finge morto gliel'aveva già fatto una volta prima. Per cui dice, vabbè, tu quante volte muori? E allora comincia a fargli una serie di torture per vedere se è morto. Il problema è che quella volta lì lui è morto davvero. E la guardia se ne va. I suoi amici, pensando che lui abbia finto molto bene, festeggiano, e lui intanto è lì morto davvero. Per cui lo seppelliscono in un fosso con una croce e il suo violino. Lui intanto si è allevato un ragazzo che prende i suoi documenti e il suo nome. Cioè diventa Tom Alistair. E il ragazzo suona molto bene e comincia a girare con questa banda, con lo zio che è ancora vivo, comincia ad andare in giro con lui. E praticamente che succede? Arriva in un accampamento e quando dicono Tom Alistair, Tom Alistair, Tom Alistair, c'è una vecchia che sente Tom Alistair e va lì e dice tu sei Tom Alistair. E poi c'è una fine un po' particolare in questo film che non vi racconto. L'ho letta nel libro. Non lo racconto perché è costruita in un modo talmente bello da vedere. Il film purtroppo dura 2 ore e 50, io ci ho perso delle amicizie. Però io credo che chi arriva fino alla fine non si pente. Il problema è che non ci arrivano in tanti, cioè per dire, ma chi arriva fino alla fine capisce che lì veramente si chiude un cerchio. E si chiude un cerchio dove Moiteano ha usato una simbologia rosicruciana, quella del tempo, quella della ricerca che dura tutta la vita, perché la felicità si insegue per tutta la vita, quel famoso uccello rosso, che in qualche modo tornerà alla fine del film. È qualcosa che stringi nelle mani per un momento e poi per tutta la vita speri che quel momento ritorni. C'è questo gioco sul tempo, sulla gioventù, sulla vecchiaia, molto particolare. C'è un utilizzo della musica fatta in un certo modo. Per esempio c'è una danza rituale fatta per un matrimonio di primavera con tutti questi rom che si vestono da piante e da strani esseri, che è molto bella. C'è il fatto che lo zingaro alla fine aiuta a morire un vecchio amico che si è messo contro il potere e viene condannato alla pena di morte, rimane fuggiasco per tanto tempo, poi decide di consegnarsi perché sennò gli ammazzano il fratello. E quindi c'è questa scena dove questo si consegna per far liberare il fratello e gli chiede a Tom Alistair di suonare mentre lui attraversa il fiume per consegnarsi. E in quell'occasione Tom Alistair compone
una musica molto bella. Questo film, che gioca su la carta, la lama dei tarocchi di Rosa Croce, è l'Eremita. L'Eremita è un nomade, per autodefinizione l'Eremita è un nomade, no? È Diogene che cerca l'uomo con la lampada, no? Con la lanterna, e questa ricerca perenne del senso della vita. Tu cosa cerchi? Quello che dà un senso alla tua vita. Se è l'amore, è l'amore. Se è la carriera, è la carriera. Se è l'eterna gioventù, è l'eterna gioventù. Se sono i soldi, sono i soldi. Ma tu cerchi ciò che pensi che dia un senso alla tua vita. E in base all'individuazione che hai dato di ciò che dà un senso alla tua vita, la tua vita assume un colore diverso, assume una qualità, una minor qualità, una maggior qualità. Assume una specificità, no? In realtà, dalla persona più abietta alla persona più elevata, ognuno di noi cerca quello che ritiene sia il senso della sua vita. Stabilisce una graduatoria, stabilisce una cosa che è il numero uno, e quella continua a inseguirla per sempre. Continua a inseguirla per sempre, mica la raggiunge. Cioè il ricco non raggiunge la ricchezza che vuole raggiungere. Colui che aspira all'eterna gioventù non raggiunge l'eterna gioventù che vuole raggiungere. Colui che aspira al massimo del potere non raggiunge quel massimo del potere che vuole raggiungere. In realtà, Thomas Starr capisce un attimo prima di morire che il senso della vita è cercare. E lui fa questo monologo per cui dice: io ho abbassato per tutta la mia vita la testa, pensando che fosse sufficiente quello abbassare la testa. E non ho capito che non è mai sufficiente. Che se tu costruisci una vita per cui abbassi la testa, non finirai mai di abbassarla. Dà la colpa della sua infelicità al fatto di aver sbagliato la graduatoria, ma si scopre alla fine del film che a suo modo l'ha azzeccata, perché crescendo quel giovane, quello era il senso della sua vita, era il senso della sua eternità. Non aveva importanza che non fosse figlio suo, come non ha avuto importanza per tutta la sua vita che lui abbia cresciuto un lupacchiotto di cui il padre aveva ammazzato la madre. Un film crudele, un film per certi aspetti molto drammatico, molto pieno di significati. Per i cultori del cinema è un qualcosa di mitico, per chi si intende di cinema, però sapete, non è che può fare un film solo per Mereghetti, cioè la vita non funziona così, quindi lo conoscono in pochi. C'è tutta una serie di utilizzo, come sono fatti questi gioielli, il simbolismo del tempo che ritorna, il simbolismo dell'eterna ricerca, la cerca, come la chiamano i francesi, no? Quando Marcel Proust, che era un Rosa Croce, scrive La ricerca del tempo perduto, quello è un tema così cruciale, perché il tempo per definizione è sempre perduto, nel senso che come qualifichi il tempo? Lo qualifichi in base a quello che deve ancora avvenire o quello che è già passato? È quello che è già passato che qualifica il tuo tempo, perché quello che deve ancora avvenire non ne hai la certezza, non ne hai la conoscenza, e quindi non qualifica un bel nulla. Questo è il tempo perduto di Proust, un'opera che viene ritenuta un mattone, ma che in letteratura viene anche ritenuta un... Notate che il penultimo mus dei Rosa Croce, che era Jean Cocteau, intrattiene una fitta corrispondenza rosicruciana con Proust, finché alla fine assieme decidono di fare un ultimo incontro, prima che entrambi vanno, nel quale c'è un loro colloquio che io riporto nel volo Pelicano integralmente, che è assolutamente un colloquio tra due Rosa Croce. Nella
costruzione generale del film, il film è un percorso iniziale. Chi lo guarda passa attraverso, come dei ricordi dell'infanzia, passa attraverso l'esperienza di questo amore che dura un tempo di un incontro, di un secondo, nonostante siano cresciuti assieme questi ragazzi. Passa attraverso tutte le vicissitudini di queste persone, che sono prove iniziatiche, perché quando lui muore davvero, in realtà quella è la sua ultima tappa di un percorso iniziatico. Lui finge di morire per tutto il film e poi muore davvero. E tanto è vero che i suoi compagni di questa sgangherata banda di musicisti pensano che sia stato così bravo da prendere ancora una volta in giro questa guardia che si crede così furba. Quindi è tutto un film costruito su questo tipo di percorso, con delle prove iniziatiche, con una ricerca del Graal, perché questa Bianca, questa ragazza, è il suo Graal, e lui prima di morire scopre che il Graal è la ricerca, cioè è la ricerca che è il Graal, è quella che ha dato un senso alla sua vita e gliel'ha dato talmente forte da aver consacrato il fatto che la sua vita prosegua in questo ragazzo giovane, e sarà questo ragazzo giovane che troverà lì anche. E la parte finale spiega che il fatto che l'abbia trovata vecchia non è poi così importante in un ambito squisitamente spirituale, perché essere vecchi o giovani è una specie di corpo circuito, è un gioco. Io posso incontrarti vecchia mentre io sono bambino, tu puoi incontrarmi vecchio mentre tu sei bambina, non cambia niente. Se ti porti tutto alla vita materiale puoi dire che cambi tutto, ma siccome tu sei già morto e hai perpetuato la tua esistenza tramite una nuova vita, non cambia niente, non cambia nulla. Alla fine del film rimane indifferente chi è giovane e chi è bambino. Tutta questa tematica, che è fortemente rosicruciana, poi ho avuto altri elementi per accertare che questo regista fosse Rosacroce, anche nell'altro film che ha fatto, che non mi ricordo come si titola, ma lo trovate su internet, che è meno bello di quello, poi lui praticamente in una specie di parte autobiografica dove c'è un certo personaggio che parla, lo ammette a chiare lettere. E questa tematica così profonda ti porta alla fine sulla vera nocciolo di Rosacroce, per il fatto che uno deve trovare il senso della sua vita e deve fare in modo che quel senso sia un senso per cui valga la pena di cercarla per sempre. Perché se non vale la pena di cercarlo per sempre, tu muori inutilmente, la tua vita è stata inutile. Guai a colui che nel momento di morire scopre che quel senso che ha cercato per tutta la sua vita non contava nulla. È la punizione, la sconfitta, la sanzione più grossa, no? È il meccanismo per cui Dorian Gray scopre che quella cosa che aveva così tanto desiderato, che era l'eterna giovinezza, era sostanzialmente la vera morte e distruzione della sua vita. È per quello che muore rompendo quello specchio maledetto e riscoprendosi vecchio e morente nel senso vero della sua vita. Un percorso del genere c'è nel Faust. Il finale del Faust viene cambiato da Goethe 4-5 volte. Anche Goethe era un Rosacroce. E viene cambiato 4-5 volte perché in realtà il finale per cui il Fausto vince su questo diavolo
che gli vuole portare via l'anima, era stato costruito in realtà nell'Urfausto, cioè nella prima versione del Fausto, nel fatto che lui l'anima la perde. Il finale che noi conosciamo non è il finale del Fausto che aveva scritto all'inizio. E lui perché la cambia questa fine? La cambia perché più in là negli anni scopre la costruzione di un lieto fine, Fausto trionfante, ma anche in violazione di quel patto che aveva sottoscritto col suo sangue, che in realtà lui scrive solo per i terzi, la versione del Fausto, e nel fatto che se il senso della tua vita è un senso posticcio, non autentico, perché l'eterna giovinezza non è una cosa vera, l'immortalità non è una cosa vera, e stabilire che delle cose per le quali tu sei perenne, sei presente nelle cose che fai, è una cosa vera. E quando Fausto scopre che quello che aveva dato il senso alla sua vita non è una cosa vera, perde l'anima, cioè perde il contenuto vero della sua vita, della sua esistenza, l'anima, che non è quella roba che descrivono le religioni, i cristiani, i musulmani, chi che sia, gli gnostici. L'anima in realtà è il contenuto, il nostro contenuto energetico, che quando è nella forma umana si chiama spirito, ma quando si libera si chiama anima, perché si ricongiunge all'anima mundi, all'energia totale. Ma scusa, non hai detto prima che l'energia per te esisteva solo, che ha detto? L'energia della bolletta. L'energia della bolletta. Negli atomi c'è l'energia. Negli atomi c'è. Se vai a fare qualche domanda a Hiroshima te lo dico. Passi dal più bieco materialismo al più alto misticismo. No, guarda, tu vai, fai un viaggetto a Hiroshima e chiedigli se loro sanno se esiste energia negli atomi. Loro, penso che qualcuno di loro se lo ricordi. L'energia c'è nella materia, ma non è quell'energia che identifichi tu in una maniera così piena di crinoline e di ricami. È un'energia più che può essere anche spaventosa, no? Il problema è che quando nella forma umana le energie dei nostri atomi, perché le nostre cellule sono composte di atomi, contengono energie, quando sono all'interno di una forma, la forma è escatologica, gli dà una destinazione a quell'energia. Quando quell'energia perde la destinazione, torna energia, non c'è più una destinazione. Quindi voglio dire, questo è il senso, non il senso di queste creature immateriali che libere nell'aria poi si incarnano da qualche altra parte, non è questo, io non credo in questo. Quindi voglio dire, tanto è vero che siccome sono vivi contemporaneamente, Tomalistar 1 e Tomalistar 2 non sono effetto di una reincarnazione, a meno che tu non stabilisca delle strane regole di una reincarnazione tra vivi. Eppure Tomalistar 2 è il compimento di Tomalistar 1, senza bisogno di reincarnazione, perché non è quell'aspetto lì, l'aspetto vero karmico nel senso indiano del termine. Bisognerebbe fare dei ragionamenti complicati, perché poi esiste qualcosa di più complesso anche nella visione degli indiani antichi, che è l'Atman, no? Che nella sua versione originaria è qualcosa che ha la giusta complessità, è un po' l'equivalente dell'Ein Sof ebraico, della Kabbalah, e non è quella roba invece un po' edulcorata che anche nella civiltà dell'India e del Tibet viene dopo.
Quindi, voglio dire, questo film è una specie di manifesto. Manifesto? È una specie di senso della vita di Rosa Croce, no? Un manifesto di quello che è la nostra vita, della sua precarietà, del senso anche delle sofferenze, del senso che hanno il fatto che noi possiamo avere delle vicissitudini. Perché poi la dimensione materiale della vita non è irrilevante. Cioè, io capisco che noi viviamo con l'idea del fakiro Burma che si nutre di aria e si siede sui chiodi, ma non è esattamente così, nel senso che nella nostra, gli aspetti materiali della nostra vita, gli aspetti a cui noi cerchiamo per tutta la vita di sfuggire, no? Perché disegniamo sempre delle aree, delle oasi, delle possibilità, dovremmo invece viverli appieno, dovremmo fare in modo che facciano parte di una specie di mosaico che rimanga poi nei ricordi, che rimanga nelle cellule, che rimanga negli atomi, che rimanga nella memoria ancestrale. In fin dei conti, chi è riuscito a dare un senso nella vita? Voi sapete che esiste l'archetipo dell'eroe, no? L'archetipo tipo dell'eroe è della persona che nasce uomo e muore Dio. Tutti gli eroi muoiono da Dio, da dei eroi greci, Eracle, che pure è figlio di Zeus, quindi è una specie di signore, soffre le pene dell'inferno, poi diventa Dio. Se voi pensate all'eroe più umano e controverso dell'alone leggendario greco, che è Ulisse, ma quando Ulisse varca le colonne d'Ercole e di lui non si sa più nulla, è perché è divenuto Dio. Lui torna a cercare, varca le colonne d'Ercole, che non sono precisamente lo stretto di Gibilterra, sono qualcosa di simbolico. È un varco dimensionale oltre il quale diventa Dio. Ma non diventa Dio perché non muore, diventa Dio perché muore. Ercole muore. Si diventa Dio quando si muore, non quando non si muore. Quello è il compimento. Io non so precisamente cosa avviene dopo che si muore. I Lautari una specie di spiegazione la danno. Il film di Lautari una spiegazione la danno. Non so precisamente quale sia la spiegazione giusta, però sicuramente se muori la dimensione umana la perdi. E tutto ciò che non è umano, per logica, è solo umano, no? È fuori dall'umano. E questo vale anche per le donne? O le donne nascono già da lei? Disgraziatamente, noi veniamo da uno schema per cui uomini significa tutti e due. Okay. Questo può generare polemiche come tutti gli stereotipi e le abitudini di questa terra. Però lei non mi comincerà mai a chiamare un sindaco sindachessa. Mi dispiace. Io continuerò a chiamarlo sindaco. Non era polemico, No, io continuerò a chiamarlo sindaco. I ministri continuano a chiamarlo i ministri. Credo che ciò dipenda da quella pessima evoluzione linguistica che ha eliminato il genere neutro. Una volta c'era il genere neutro che ti salvava nelle lingue antiche, il latino, il greco, eccetera, eccetera. Quando dicevi senatore non era maschile. Tant'è vero che la senatrice, che non era senatrice ma era senatore, più famosa dell'impero romano, Galla Placidia, era senatrice ma si chiamava senatore. No, quello che volevo dire io è che può darsi che le donne nascono già bene. Io spero per le donne che sia così, ma a me non mi risulta. Cioè io auguro, anche perché ho conosciuto molte donne che erano molto lontane da questa dimensione. Sa, poi nella vita esiste anche la statistica, per carità, cioè voglio dire, ma avendo conosciuto una pari quantità di donne che erano altrettanto lontane da una condizione divina di altrettanti uomini, devo capire che probabilmente il discorso di genere è meno radicale e meno profondo di come lo interpretiamo noi. Io nelle cose spirituali il genere non lo riconosco.
sono stufo di sentire parlare di femminile divino, mascolino terreno, co-generi, cose, non esistono. Il genere è un cortocircuito, è una coincidenza, è una collocazione. Io prendo questa cosa e la metto qui, ma il fatto che la metto qui non incide sulla natura di questa cosa. La natura di questa cosa è la sua natura. Poi l'ho messa qui, è capitata qui. E questo è un cortocircuito, una coincidenza, a volte un sorteggio, no? A volte questo sorteggio viene pure male, nel senso che l'ho messa qui ma l'ho messa pure a cavallo di qualcos'altro. Però sono accidenti nella sua versione originale, è una cosa che accade, non necessariamente è un guaio. Tant'è vero che mentre accidenti di solito è un termine drammatico, accidentale non diventa sempre un termine drammatico. Quindi voglio dire, noi abbiamo tutti quanti l'esigenza di cercare un senso alla nostra vita, a volte in maniera più profonda, ma c'è gente che dà senso alla sua vita con un telefonino, una macchina. Cioè io non mi metto a giudicare. Credo che da queste scelte dipenda uno standard, un grado di consapevolezza e una qualità che è importante soprattutto per se stessi, non tanto per gli altri. Perché tanto gli altri, nessuno ha diritto di giudicare nessun altro. Ma il senso della vita non può essere la vita stessa? Sapendo cos'è la vita, sì, ma siccome noi non sappiamo cos'è la vita, cerchiamo lo stesso senso. Lei è capace di definirmi la vita? Qualcuno di voi è capace di dire cos'è la vita? Deve esistere. E quindi uno deve esistere in che senso? Esistere nel senso di essere, esistere nel senso di sopravvivere, esistere nel senso di sbarcare il lunario, esistere nel senso di fare ogni volta tutto quello che uno gli piace. E che intende lei per pienezza? Che intende lei per... Voglio capire che si intende per pienezza. Se stessi, al di sopra, diciamo, di quello che gli altri... Lei usa la parola ritrovare, che significa che lei già l'aveva trovato, poi l'ha perso, lo ritrova, o che lei lo sapeva, non lo sapeva, e quindi è solo trovare. Cioè io sui termini non ci gioco solo tanto, perché i termini sono importanti. Noi siamo pieni di certezze che non sono certezze. Io vado in giro e dico alla gente, sì, ma che cos'è la libertà? È uno stato d'essere. Chi è libero? O è uno stato d'essere o una percezione? O una? O è la percezione? È uguale. No. Percepisci, lo stato è una cosa che... Percepisci te stesso. La percezione è una cosa che sembra. Cioè, no, bisogna intendersi. Ma allora perché è uno stato dell'essere. Questo è il problema. Allora, noi siamo pieni di certezze. Ma siamo pieni di certezze, perché tanto non giuste, ci facciamo le domande. Non tutto, ma quelle giuste. Diamo per scontati i termini. Diamo per scontato. No, tutti i termini che utilizziamo sono stereotipi, sono cose scontate. Sono cose che hanno un significato perché ripetute, non perché comprese. Perché viaggiano, si reiterano, no? Tutti questi paroloni, eccetera, eccetera. Si reiterano, poi chi lo sa cos'è la vita? La vita la senti. Sicuro? Sì. Ma la vita è anche in gente che non la sente. Sì. E allora non è che la senti. Non è necessario sentire. Io parlo per me. Ma sì, ma mi scusi, o uno cerca una definizione che vale. La definizione deve essere personale, quindi dovrei chiederle cosa è la sua vita. Sì. Non cos'è la vita. Certo, cos'è la vita? Io posso parlare solo a nome mio. E chi l'ha detto? Perché il senso della vita, vero, dovrebbe essere invece qualcosa che è largamente condiviso, ma che abbia una sua universalità. Ma ce l'ha. Visto che la vita ce l'abbiamo tutti mentre stiamo parlando, perché per ognuno dovrebbe essere qualcosa di diverso? Guardi, anche la scienza sulla vita non ha le idee chiare, no? La scienza ha diviso, ha fatto dei confini tra vita e non vita, che sono confini del benga. Quando si parla di staccare la spina perché in un corpo non c'è più vita, ma quale scienziato ha questa certezza?
stabiliscono dei canoni, degli stereotipi, ti dicono se, se la macchina tale fa così, se le cose, ma sono cose vere e noi sappiamo cosa sente, cosa percepisce una persona in coma. Ci sono persone che si sono risvegliate dal coma e hanno fatto dei racconti, sono veri, non sono veri, mentre erano in coma erano in vita. Noi non sappiamo tutto questo, noi dobbiamo cercare invece quello che possiamo cercare, e quello che possiamo cercare non è quello che spiega tutto, è quello che giustifica quello che stiamo facendo. Quello è il senso, non è che cos'è quello che tu vivi, il senso è il percorso che stai facendo. Hai la certezza che il percorso che stai facendo non ti genererà a un certo punto dubbi, perplessità? No, ma non è un problema quello. Non è vero, lo è un problema, perché se questo dubbio, questa perplessità ti viene a 90 anni mentre stai morendo, quella roba lì è andata. E non è vero che non è un problema. Beh, ma avviene sempre questa cosa qui che arriva. Non credo che avvenga sempre. Io ho conosciuto persone che questo tipo di... sono riuscite a costruire una serie di riferimenti solidi. Sì, però c'è sempre un qualcosa che va in crisi, che cresce, che tu fai il record di te stesso. Non lo so se Giordano Bruno, mentre bruciava con la lingua inchiodata, non lo so neanche io. Abbia pensato di averla sprecata la sua vita, visto che no, è andato volontariamente a morire. Cioè, non lo so, non sono certo. Io penso che non l'abbia. Io credo che la ricerca, io sto parlando di ricerca del senso della vita, perché nessuno lo trova. Perché questa assolutezza che nessuno lo trova? Perché? Già, io ho litigato con un mio amico su questa cosa qui, perché? Che lui diceva che lo scopo è la ricerca, perché? E invece lo scopo è trovare, non certo. È la ricerca. Certo, probabilmente dopo che lei è morto l'avrà trovato. No, ma anche da vivo. Vabbè, cioè, lo scopo della vita è cercare le chiavi della macchina. Finché io non trovo le chiavi della macchina, non parto ma con la macchina. Io posso darle come scopo della vita anche una cosa molto elementare. No, perché devi incastrarsi dentro. Le chiavi della macchina. Lei dopo che la trovate, che cazzo fa? Metto in moto e vado. Allora non è più lo scopo le chiavi della macchina, lo scopo è andare. Sì, appunto non è cercare, è trovare la macchina. Dove? Nella a fare vita. Che? A essere felice, contento. Beh, contento di avere un corpo, essere lei qua dice, e fare che casino. Lei giustamente dice felice. La felicità è una cosa come la libertà. Cioè, ma è uno stato che sei. Nessuno sa cos'è, perché poi in realtà quanto le dura lei la felicità? E dopo che non le dura, lei cerca ancora, come fa Thomas Star, di recuperarla. Sì. Si accorgerà, secondo questo che scrivono di Rosa Croce, che in realtà il senso è cercarla. Perché tanto, come il famoso uccello rosso, lei in realtà ha nella sua vita un senso di vederlo, di catturarle. Questa entità per pochi secondi. Per pochi secondi. Cioè, nel senso che esiste una precarietà, una mobilità, una progressività delle cose che non rende possibile stabilire obiettivi universali, cose che valgono per tutte le stagioni. Vede, le dico, le definizioni devono avere dentro di loro non tanto la possibilità di fare un quadro definitivo, quanto la possibilità di dare un quadro credibile. Io quando diedi una definizione della libertà, che secondo me mi piaceva, dissi che la libertà non è fare quello che si vuole, è sapere quello che si vuole. E c'è molto focalizzante. C'è una bella differenza però. No, poi lo devi raggiungere, perché sapere è importante, poi devi andarci. È lì il problema, che è il raggiungimento vero. Io ci voglio andare, non voglio dire mi basta la carotina, e che cazzo, cioè, vivo di carotine, cioè, io lavoro della sostanza, perché c'è, è dentro di me, lei non con di una me. Carotina sopravvive per tutta la vita. Potrei anche sopravvivere, ma è molto tutta poco. La vita? Molto, no, neanche se fosse un coniglio di 500 grammi, sì, lei sopravviverebbe con una carotina tutta la vita. Bene, e quindi ci vogliono tante carotine.
Dopo la carotina non finisce mai, che grazie a Dio esiste. Esiste la carotina. Sì, ma lo sappiamo, no? Posso fare un brevissimo intervento? Sì. Il problema è che la felicità, una volta raggiunta, è limitata, mentre la nostra idea di felicità è illimitata. No, non è la nostra idea, è il nostro desiderio. Vabbè, desiderio, idea, cioè la nostra proiezione della felicità è illimitata, per cui tutto ciò che è limitato finisce per esauriersi. Guardi, siccome ho parlato del simbolismo del tempo, vi do una considerazione conclusiva. Ancora una volta torna questa idea del Dio Gian. Del Dio Gian. Ah, Dio Gian. La faccia del presente, la faccia del passato, la faccia del futuro. E la faccia del presente che non è catturabile, perché non la fai girare la testa, o tu non la catturi la faccia del presente. No, la catturi. Sì, quando l'hai catturata è già passata. No, la catturi. Quando l'hai catturata... No, la catturi con respiro. No, no, non si può catturare il presente. Quando l'hai catturata è già passata. Un secondo prima di catturarla è futuro. Cioè, mentre io respiro, quanti attimi... Ci sono, ho capito, così. Ci sto comodo nel respiro, ci sto largo. Ma siccome la felicità è un presente, sì, bene, comodo come il respiro. È un presente. Lei ha respirato bene, ma già adesso sta respirando il respiro dopo. Quindi non è catturabile. Per quello è effimera. No, catturabile, perché è vero, essendo no? Una cosa legata a un presente, è il presente quando già... Dice, che bella cosa, stai parlando di una cosa che è già passata, che è andata. E se ti stai pregustando una cosa che ancora devi vivere, è futuro. Cioè, quello è il problema. Quindi questa specie di cappio che esiste nella nostra vita, che si chiama precarietà. Che ha fortuna. Che si chiama precarietà, a volte è una fortuna, a volte no, cioè voglio dire, ma poi nella lettera non è che esiste solo la fortuna. Ma questa precarietà delle nostre cose, a questo punto dipende non dalle cose che ti capitano, ma da come le vivi e le percepisci e le strutturi nel tuo percorso. Quello che conta è il percorso. Perché noi sappiamo tutti di essere senza meta, perché la meta che abbiamo non la conosciamo, noi non sappiamo cosa succede con noi. E siccome non la conosciamo, chi se ne frega, lo scoprirò. No, quello che, sì. Però intanto quello che conta è come ci arrivo. Se ci arrivo felice, ci arrivo bene, contento, contento di quello che sono, contento di quello che sono. Vede, c'era un comico che si chiamava Petrolini? Sì, che scrisse una canzone bellissima che si chiamava Salamini, che diceva: sono contento di morire, mi dispiace di morire, ma sono contento. E siccome era un massone Petrolini, ed era un genio, quando compariva a cantare questa canzone, compariva con una maschera che sembrava un teschio, solo che la maschera aveva un naso lungo così. Cos'è il naso lungo? Vi siete mai chiesti perché Collodi abbia usato il simbolismo del naso lungo per Pinocchio? Il naso lungo è il rapporto dell'uomo con la realtà che lo circonda. Perché noi sentiamo, no? L'olfatto ha un senso importante, non a caso io nel libro sui simboli parlo dei cinque sensi e del loro riscontro simbolico. Che cosa ha fatto Collodi? Ha fatto una tipica operazione del sbruciante, perché ha fatto uno schema simbolico complesso. Che cosa succede a Pinocchio per fargli crescere il naso? C'è bugia. E le bugie ci allontanano o ci avvicinano alla realtà? Cioè il bugiardo molte volte ci crede, la cambia la realtà con le bugie, la trasfigura, ne è convinto. Se non ha una bella memoria, litiga pure con la moglie perché non si ricorda la scusa che gli ha detto il giorno prima. Le bugie ci allontanano, è per quello che il naso cresce, perché poi lui sente sempre più da lontano gli odori del mondo.
Non da vicino. E certo, si affievoliscono. È una realtà che si allontana, diventa sfocata, diventa incatturabile. Non è una roba semplice il naso di Pinocchio. È stato un gioco raffinatissimo che ha fatto il signor Carlo Alberto Lorenzini in arte con l'Odi, massone del 32° grado del rito scozzese. Non era un gioco semplice. In realtà quello è l'aspetto più complesso, più sofisticato di quella favola, più importante. Perché tu che nel tuo percorso progressivamente crei situazioni per cui ti allontani dalla realtà, è per questo motivo che rimani di legno. Se smetti e riprendi a percepire la realtà nella sua giusta distanza, diventi un essere umano. Non dico uomo, se no la signora si incazza. Sto scherzando. Lungi da me. Sto scherzando, giuro che sto scherzando. Diventi un essere umano, da burattino, che si è allontanato sempre più dalla realtà che lo circonda, che fa parte ormai di un teatro dei pupi, che non è un teatro reale. Tant'è vero che Pinocchio, il Pinocchio che dice bugie, se lo prendono in giro tutti quanti, no? Gatti, volpi, tutti lo pigliano per il sedere, butta fuoco, non butta fuoco, tutti se lo manipolano, no? Finché non smette lui di creare le condizioni per essere un barattino manipolato da tutti. E quali sono le condizioni per cui noi diventiamo burattini manipolati da tutti? Che diciamo le bugie a noi stessi prima che agli altri. Mentiamo. Mentendo creiamo una realtà che non è realtà, fittizia. Questo è il significato di quella legge. Nei Lautari, Tomari Star arriva un momento della verità in cui capisce che tutto quello che ha passato è il suo senso, che tutto ha avuto un senso, che lui sul momento si è incazzato, ha bestemmiato, perché non ha saputo riconoscerlo. È mancata l'iniezione, il riconoscimento. Che lui però ha fatto camminare in questo suo percorso facendo la cosa più importante, che è stata quella di crescere questo ragazzino. E un attimo prima di morire gli trasferisce le sue licenze, il suo nome, tutta la sua gloria. Perché ha la percezione che forse questo ragazzino arriva dove lui avrebbe voluto arrivare per tutta la vita. Freud direbbe un transfert, no? Però ha il suo senso. Ha la sua spiegazione, ha la sua collocazione. Ci sono domande che vedo proclamato che si agitano. Posso chiedere una cosa? Prego. A proposito di Pinocchio, cosa ne pensa del fatto della spiegazione anche riferita al nome su ghiandola pineale, terzo occhio? La ghiandola pineale io non la voglio più sapere neanche. Lei. Perché ho letto tante di quelle stronzate sulla ghiandola pineale che non le posso. Sulla scelta del nome lei sa qualcosa? Non credo che sia così. A lei una spiegazione. Ma io credo che lui si chiamasse Pinocchio per l'associazione della... Pinocchio è un personaggio che passa dal legno di un albero alla vista di un essere umano. Un pino ci vede. Era elementare, ci passava a guardare... Poi vengono quelli della New Age e mi dicono la ghiandola pineale. Io dico sì, parliamo in un'altra vita. No, veramente poi. Ok, no, sì, la sua domanda. Vabbè. Facciamo a mangiare. Torno a Milano e spero che nevi. Ci sono anche le speranze impossibili nella vita, cioè non è uno perché ogni tanto non si deve elargire una bugia.
capisco che fa la fine di Pinocchio, ma poi sai, se c'è la teoria di sapere che non è bugia, è un po' meno bugia. Io vi ringrazio, vi metto in partenza, vi metto in partenza per Milano. Grazie. Grazie per esserci. Grazie a te. Mi tratterrà da suo pari. Vediamo,